avversario, testimoniando la propria attenzione e vicinanza alle istituzioni e alle forze armate. Eccolo là dietro. Ieri il capo dello Stato ha posto di nuovo l'accento sulla esigenza immediata di riforme. Non possiamo che condividere ovviamente l'invito del Presidente della Repubblica a proseguire il percorso delle riforme anche costituzionali che abbiamo già avviato con ancora più determinazione. Già questa settimana riprenderà l'esame in Commissione al Senato, quindi prima dell'estate spero che arriveremo all'approvazione al Senato del testo. Senta, si parla anche tanto di debito pubblico, oggi peraltro c'erano anche le raccomandazioni europee, ma secondo lei ci sono le condizioni perché in effetti si riesca a ridurlo? Assolutamente dobbiamo riuscirci, questo è l'impegno chiaramente del governo e l'impegno del nostro paese, ovviamente stiamo lavorando anche in questa direzione. Al rigore però abbiamo sempre detto che dobbiamo anche affiancare politiche di sviluppo perché dobbiamo rilanciare l'occupazione nel nostro paese. Un 2 giugno all'insegna dell'unità, la strada delle riforme significa unità. La strada delle riforme significa unità, significa semplificazione dello Stato e significa mantenere gli impegni presi con i cittadini. Anche il Presidente della Repubblica ci ha invitato nuovamente a proseguire in modo determinato sulla strada delle riforme, così come ci ha chiesto fin dal rinnovo del suo mandato un impegno del Parlamento, e proseguiremo sia sulle riforme costituzionali sia sulla legge elettorale e tutte le altre riforme che il governo ha già presentato in tema di pubblica amministrazione e giustizia breve. Grazie. Ecco.